Il 1° dicembre la CISL Pubblico Impiego scende in piazza, sciopero nazionale. Quali sono le rivendicazioni? Le rivendicazioni sono molto semplici e sono quelle che vogliamo il rinnovo del nostro contratto nazionale scaduto ormai da più di 6 anni, dopo che il governo, anche a seguito della manifestazione nazionale che ha visto un gran numero di persone partecipare a Roma per chiedere questa apertura di questa trattativa sul rinnovo del contratto, ha sostanzialmente chiuso ogni porta. Ecco, a Milano che iniziativa verrà organizzata? A Milano tutta la funzione pubblica insieme alle altre categorie del pubblico impiego, scuola, ricerca, università e quant'altro, sarà in presidio in piazza San Babila dalle 10 alle 13, al termine del quale abbiamo chiesto al prefetto un incontro per illustrare i contenuti e le motivazioni del nostro sciopero. Quante persone sono in Italia interessate al rinnovo del contratto? E sono oltre 3 milioni di persone, 3 milioni e 300 mila per l'esattezza. È un gran numero che coinvolgono appunto dalla scuola, agli ospedali, alle amministrazioni centralizzate e soprattutto anche le autonomie locali. A Milano c'è anche un'avvertenza aperta con il Comune. Sì, un'avvertenza che riguarda l'applicazione del contratto decentrato, così come è già successo a Roma e anche a Venezia e in altre città importanti, si sta mettendo in discussione appunto i contenuti di questo contratto e diciamo che è un periodo molto di contrasto anche con l'amministrazione perché ancora non siamo riusciti a trovare un'intesa. Anche questo è determinato dal fatto che non c'è un rinnovo del contratto nazionale e un chiarimento sulle parti normative.